io direi di iniziare e poi piano piano si aggiungeranno gli altri partecipanti. E intanto benvenuti a tutti voi che siete in collegamento oggi per la presentazione di The Cuddle Orchestra, un progetto di Mamma in Soul che nasce dalla collaborazione di Francesca Borgarello, che sono io, musicista, musicoterapista, mi occupo di musica per l'infanzia, quindi 0-3 anni, e di Giuditta, che è qua con noi. Ciao Giuditta, Oh. l'illustratrice di queste bellissime coppie di mamme cuccioli che si alternano pagina dopo pagina per presentare le musiche del libro. Il libro, dopo daremo la parola a tutti voi, a Diletta, a Vittoria, a Giuditta, che hanno partecipato in differente modo a questo super progetto. Intanto però inizio ad accennare qualche cosina, così per introdurvi e mettervi un po' il gusto. Allora, Orchestra di Coccole è il titolo originario, nato nel 2019, eccolo qua, non so se si vede, c'è un po' di controluce, nato nel 2019 come progetto di Mamma in Sol e raccoglie 10 momenti musicali di tenerezze di coccole fra l'adulto e il bimbo, quindi la mamma, il papà, ma ci scrivono sempre tante maestre di asilo che utilizzano questo libro, tante zie, tante nonne, tante tate, insomma, tutti coloro che si coccolano con la musica questi bimbi. Il progetto, durante il lockdown soprattutto è stato utilizzato tantissimo e amato tantissimo, e dopo un anno va in ristampa. Con l'occasione, insieme alla Franco Cosimo Panini, la casa editrice, abbiamo provato ad azzardare una traduzione in inglese che devo dire che sta già dando i suoi frutti. Ecco che nasce quindi The Cuddles Orchestra. Il progetto in inglese ha due principali fondamenti. Il primo è l'idea che oggi come oggi, ne siamo tutti coscienti, l'inglese sia fondamentale, ma soprattutto sia un linguaggio già insegnato ai bambini in età prescolare. Quindi ci si è un po' interrogati anche l'importanza che potesse avere la musica nel far muovere i primi passi dei bambini proprio nel mondo dei suoni inglesi. E quindi abbiamo iniziato a pensarci un po' su, abbiamo ritenuto opportuno farne una tiratura anche in inglese. Questo libro vuole non insegnare in modo pedagogico i primi, come si dice, le prime parole in inglese, ma è un progetto che punta proprio all'immersione del bambino all'interno del mondo della musica, e la musica è in inglese. Perché? Innanzitutto perché i bambini apprendono attraverso il gioco e il divertimento, quindi l'idea di fare musica insieme alla mamma, alla maestra dell'asilo, insieme alla tata e divertirsi, sicuramente faciliterà il loro apprendimento dell'inglese. E l'altro perché ci dicono pedagogisti e insegnanti che è importante immergerli fin da subito, fin da piccolissimi all'interno del suono dell'inglese, quindi magari non impareranno la parolina singola, ma a forza di sentire ripetere il ritornello, sentire ripetere alcuni suoni a cui sono più attenti, e a forza di cantare insieme al genitore di riferimento, all'adulto di riferimento, i bambini sicuramente ne trarranno un grande beneficio. A questo proposito, ecco che abbiamo lavorato intensamente proprio sulla traduzione del libro. E direi che più che parlarne io vorrei dare la parola a Diletta Semboloni, che è la mia collega, musicista, musicoterapista, lavora con me nel team di musicisti di Mamma in Sol, che ha curato direttamente in prima persona insieme a me tutte le traduzioni dei testi dall'italiano all'inglese. Ciao Diletta, grazie Ciao a per tutti, essere qui. ciao Francesca, grazie della parola. Sì, infatti a Mamma in Sol questa idea è nata fra di noi parlandone, questo sogno di tradurre il libro Orchestra di Coccole in inglese, proprio perché già io a Mamma in Sol, per Mamma in Sol, conduco il corso di musica in inglese. E quindi avevamo proprio visto che semplicemente come un gioco i bambini poi apprendono, questa è una cosa che ormai sappiamo tutti, funzionava, le musiche nostre funzionavano, e così è nata un po' l'idea, il sogno di traslare questo bel libro e le nostre musiche, la nostra creatività anche in inglese. E perché no? Magari espanderlo poi per un pubblico overseas, si dice.
Allora, io mi sono molto divertita nelle traduzioni, perché c'è stata una ricerca non solo linguistica ma anche musicale, ad esempio rispetto della metrica delle parole, quindi la scelta della traduzione è stata proprio funzionale alla musica. Quindi il focus è proprio la musica, e su questo poi insomma si è costruito un po' tutta la traduzione del libro. In effetti, diciamo che l'idea mi faceva anche sorridere quando l'abbiamo lanciata fra di noi parlandone, perché ad esempio la canzone Blue Blue Blues era nata in inglese, tradotta poi in italiano per orchestra di coccole e poi ritornata alle sue origini in inglese. Quindi, insomma, la lingua è trasversale quando c'è di mezzo la musica, che è il primo mezzo di comunicazione. Quindi anche io sono molto contenta di questo traguardo a cui ho creduto molto, e ho spinto anche motivato Francesca, che ha sempre un sacco di idee, e quindi sono molto felice di presentarvi questo bel progetto oggi. Sì. Allora, io entrerei subito nel merito del libro per farvi vedere all'interno che cosa si nasconde proprio con la pronuncia e le parole di Diletta, perché io d'inglese, diciamo che vado bene nella composizione, ma sull'inglese ci devo lavorare. Ed eccolo qua, il libro inizia con un rituale, il rituale che a tutti i bambini piace molto, che è proprio quello di mettersi in ascolto con tutti i sensi, perché la musica fino ai 3 anni di vita del bambino, e direi anche dopo, coinvolge il bambino sia fisicamente che emotivamente. E quindi sentiamo un po' Diletta come inizia questo libro. Questa filastrocca in realtà noi l'abbiamo anche musicata, ve la leggo prima, poi se volete nel libro non c'è uno speciale per la presentazione. Allora, big ones and little ones get in a huddle, it's time to set off, first let's have a cuddle. Have a good look at this beautiful book, wash out your ears so everyone hears, sing aloud and clear for far and near. Stick out your tongue, that one, for far and near. No, isn't that fun? Sorry. Now waggle your feet in time to the beat. One, two, three. Who can it be? Allora, wow! E voilà, con questa piccola formula il bambino insieme all'adulto inizia un viaggio all'avventura, un'avventura che li coinvolgerà in tanti piccoli momenti di gioco, di coccola, di movimento, di ascolto, perché il bambino a livello sensoriale viene coinvolto in modo totale. Affinché questo libro fosse un progetto utilizzato anche nelle scuole, negli asili e fosse realmente compiuto, ci siamo avvalsi di una bellissima voice che vedo qua nello schermo insieme a noi. E do quindi il benvenuto a Victoria. Victoria is the voice of the Cuddle Orchestra. She sings every song. And now I give you the microphone. Oh, thank you. I kind of followed what you were saying. No, it's been lovely to work on this project. It's been so lovely to see it as well. Because I helped with the translation, and it was a real task to try and make the translation work in a way that still makes sense, that fits with the rhythm and still rhymes. It was finding that balance of it making sense in English, because you could see where it had been translated, but it was not quite accurate. It was really fun to work with Francesca to make this project, really make it what it is now. And I'm very proud of it. Hope you like it as well. It's been so much fun. It's been a great pleasure to be a part of it. So Which thank song you. is your preferite? Which The splash, splash, splash. This one. Splash in the puddle. That's my favorite. But they're all lovely. It's been really nice as well. Sorry if I'm talking too much, but that each of the songs are so musical. Because so many children's songs are very basic, and these are still repetitive that the children can follow, but
They're really orchestrated. There's lots of music and sound effects, and it's exciting to listen to. It's not just, oh, it's another children's song. It's exciting for an adult to listen to as well as the children, I think. So, well done. Thank you, Victoria. Thank you very much. Allora, immagino che se siate collegati un po' di inglese lo comprendiate. Comunque ci tengo a dire che Victoria ha colto, e poi abbiamo a lungo lavorato insieme, proprio rispetto alla qualità del suono. Esattamente come in italiano, anche in inglese abbiamo cercato di mantenere il massimo della qualità, perché è vero che i bimbi sono molto piccoli, ma come si dice, ci sentono benissimo. Quindi tutto il progetto Mamma in Sole è proprio fondato sull'idea di riuscire a dare il massimo della qualità, proprio perché l'orecchio in realtà si sta formando. C'è anche un'altra ragione che ci porta a lavorare molto sulla qualità, e in questo caso anche ad avvalerci di una cantante inglese madrelingua, ed è quello che anche il genitore viene coinvolto nell'ascolto e nella partecipazione attiva dell'utilizzo di questo libro. E quindi anche per quanto riguarda il genitore doveva essere piacevole, ma da un altro punto di vista, ovvero nella traduzione inglese e nella sua sonorità, perfetto. Quindi Victoria, che come avete capito non parla italiano, ma l'abbiamo scelta appositamente proprio perché ci desse questo sound puramente inglese. E ci tengo a farvi sentire proprio quello che lei ha citato, Splash in the Puddle. Vediamo se va, perché ho già avuto un po' di problemi. Listen, it's raining, listen, it's raining. Listen and feel that the rain is pouring. Feel how the raindrops go plop on your head. Listen, it's raining and we go splash, 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 splash. Listen, it's thunder, listen, it's thunder. Listen, the thunder is getting louder. Cover your ears up, can you still hear it? Listen, it's thunder and we go splash, 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 splash. Listen, it's windy, listen, it's windy. Listen and feel that the wind is blowing. Cover your eyes up and hear it whistling. Listen, it's windy and we go splash, 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 splash. Listen, it's silent, listen, it's silent. Listen, it's quiet when the sun comes back out. Wave to the sky when the sun comes back out. Wave to the sun, listen to the sound. The rain makes puddles, we go splash, splash, splash. Puddles are fun, we go splash, splash. Splash, splash, splash. The rain makes puddles, we go splash, splash, splash. Puddles are fun, we go splash, splash. Splash, splash, splash. Let's do that again. Splash, splash, splash. La 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 la. We go splash, splash. Splash, splash, splash. Ecco, ci siamo subito fatti un'idea dello splash splash e soprattutto delle le caratteristiche di questi brani, ovvero brani molto semplici, con un elemento ripetitivo che quindi permette al bambino di captare le parole principali e poi nella ripetizione imparare, apprendere, ripetere, cantare, e quindi anche un processo di semplificazione di quello che era il testo e quindi della possibilità di accedere alla lingua straniera, cioè alla lingua inglese. Questo progetto nasce in italiano e si traduce nella stessa maniera in inglese come un progetto che conduce pagina dopo pagina a delle vere e proprie azioni. Non è un CD da ascoltare, da mettere lì nello stereo e ascoltare. È un libro da fare, è un libro da giocare. Quindi abbiamo la prima apertura con questa mucca e questa mucchina e questo gallo che sveglia tutti,
Ed è un brano, per esempio, che sveglia le parti del corpo e che ovviamente le maestre di asilo, che poi sono piene di fantasia, in un attimo traducono con svegliare tutti i bambini, svegliare tutti i giochi, svegliare quando vanno a tavola le pentole, piuttosto che mi hanno mandato i video di ogni cosa. E quindi sono anche brani che hanno la possibilità di essere personalizzati, ci sono parecchi punti dove si possono inserire le variazioni a seconda del progetto, sia casalingo che scolastico, che si sta facendo in quel momento. La loro semplicità, ma anche la loro musicalità, la loro orecchiabilità, si dice in musica, permette proprio al bambino immediatamente di entrare all'interno del gioco, e l'idea era che se il gioco è in inglese, il bambino entrerà immediatamente con divertimento a parlare inglese, a giocare inglese, a cantare inglese, a saltare nelle pozzanghere inglesi. In questo, pagina dopo pagina, l'apertura successiva rimane sempre un po' il mood, quindi qua abbiamo il classico cucù, che invece in inglese è peekaboo. Quindi in questo, quello che diceva Vittoria prima, è stato proprio un lavoro a tante mani. Noi siamo partite dall'italiano, abbiamo tradotto con Diletta, che anche appunto avendo tutta una lunga esperienza all'estero ci ha aiutati a traghettare proprio la sonorità, la ritmica, la metrica in una lingua che ha delle regole ancora diverse. Poi Vittoria, con la ciliegina sulla torta, ci ha permesso di ascoltarle con una voce, con una pronuncia perfetta. Ecco, questo era anche molto importante. E questi tigrotti meravigliosi, Giuditta, a cosa sono ispirati? La nostra... Arrivo. Eccola qua. Ciao. Ciao a tutti. È stato un lavoro incredibile, è stato immergermi nella musica per settimane. Nel mio studio c'era la musica che andava, i bambini pensavano fossi impazzita perché non sentivo canzoni per bambini piccoli da un po' di anni ormai. Ma è servito tantissimo sentire la musica mentre disegnavo per ispirarmi a cosa disegnare e come disegnarlo. I tigrotti sono animali abbastanza amati nella nostra casa, quindi è stato... facile inserirli dentro in questa storia che viaggia in diversi mondi, in diverse anche parti del mondo, perché alcuni animali si trovano solo in Sud America, altri in Africa. Quindi è stato un viaggio musicale, ma visivo anche a tutto tondo, ed è stato proprio un bellissimo lavoro. E si vede, si percepisce, perché i bambini in realtà, quando vengono da noi ai corsi o quando mi scrivono, mi chiedono: ci metti quella dell'orso, ci fai ascoltare quella dello scoiattolo, proprio perché dopo un po' il libro diventa qualcosa di più. E il progetto Nati per Leggere questo lo insegna molto bene: se poi si associa anche la musica, allora il connubio è perfetto, perché il bambino si immerge in questo viaggio, come hai detto tu, Giuditta. Per loro inizia in questa fattoria, c'è il gallo, ma una cosa che mi hanno insegnato anche in tante presentazioni che ho fatto il primo anno è che i bambini sono in grado di osservare ogni minimo dettaglio che Giuditta con pazienza ha disegnato, ma che ad esempio io, che sono un po' più frettolosa, mi ero persa. Allora, ad esempio, qua piace tantissimo il pulcino. Il pulcino che esce, stanno ore a indicarmi questo pulcino che esce dalla casettina, sopra c'è il gallo. Ecco, questo è proprio il bambino: ascoltare, guardare, toccare, annusare, giocare con mamma, ballare, muoversi. È proprio la rappresentazione dei cinque sensi, tutti a contatto, tutti in contatto fra loro. Prima Diletta hai citato Blue Blue Blues, una canzone che abbiamo scritto a quattro mani, proprio partendo da una tua idea inglese e poi trasformata in italiano e recuperata poi in questa traduzione in inglese. Questa canzone parla di emozioni. Quando l'abbiamo inserita in Orchestra di Coccole, ci siamo chiesti insieme alla casa editrice se i bambini non fossero come dire, un po' piccoli per essere proiettati in questo mondo delle emozioni, così insomma, mamma, io non sono contento quando mi fai stare fermo, quando mi fai mangiare, quando...
vi dico che questa è una delle preferite di tutto il libro. Ha una storia anche molto carina, perché questi camaleonti inizialmente erano delle rane, mi sembra, giusto? O erano degli altri animali? Delle tartarughe, mi sembra. Delle tartarughe, bravissima, ancora il disegno originale. Ma dal momento che Giuditta ha iniziato a disegnare dopo un mio viaggio all'estero, dove avevo potuto incontrare e conoscere questo animale meraviglioso, il camaleonte, che si trasforma proprio in base alle sue emozioni, ho fatto riaprire tutte le tavole e Giuditta ha dovuto ridisegnare tutto, perché senza questi camaleonti sembrava che il libro non potesse più esserci. E quindi, insomma, una storia divertente. Ci sono anche dei personaggi inglesi qua, è vero Giuditta, in questo libro? I personaggi inglesi sono... Gli scoiattoli. Esatto, gli scoiattoli di Hyde Park, eccoli qua. Esatto, gli scoiattoli anche del mio giardino, che invadono a flotte. Questi scoiattoli hanno una storia molto bella musicalmente, rappresentano l'overture della Gazza Ladra di Rossini. Il significato del progetto di Mamma in Soldi, Orchestra di Coccole, vale anche nella sua traduzione inglese, ovvero la musica deve essere per i bambini un linguaggio completo. È un linguaggio fatto di verità, di composizioni artistiche, di generi musicali differenti. Quindi basta, come diceva Vittoria, musica solo per bambini, semplificata e banalizzata. Diamogli anche della bella musica. Questo qua è un brano molto divertente che abbiamo così canticchiato, fischiettato sulla falsariga di Rossini, proprio per dare ai bambini la possibilità di giocarci anche con la musica classica, anche con l'overture di un'opera lirica, perché tutti si possono avvicinare a questo genere musicale. L'importante è che ci sia alla base il divertimento. Ve la faccio subito ascoltare perché è veramente stupenda. Noi l'abbiamo trasformata nel gioco Acchiappapastrocchia del Solletico, il gioco più vecchio del mondo. Allora, io volevo chiedere a Diletta, che sta facendo ancora i corsi di musica 0-3 anni in inglese, finiamo la prossima settimana, se per caso hai già qualche testimonianza di mamma, di bimbo, se questo libro piace. Sì. Guarda, sì, tre brani abbiamo usato e devo dire che hanno tre funzioni diverse e tutti e tre ho potuto proprio vedere, testare proprio sul campo,
che funzionano proprio a livello pratico perché molto intuitivi e sono il the rooster, quindi il risveglio, proprio perché si associa la musica ai gesti. Quindi associando la musica ai gesti, i piedi, feet, legs, Tommy, e i bambini associano, quindi cioè viene naturale poi sentire la parola, associare il gesto, cantarla. Ma sono, si tratta di bambini molto piccoli, quindi non di bambini che sanno l'inglese, sono coscienti, ma viene proprio in maniera naturale. L'altro brano che usiamo insieme è il blues, che io utilizzo col kazoo, improvvisando con il kazoo, quindi facendo fare il coro anche alle famiglie. Ovviamente questo lo dico per chi magari è musicista, tiene corsi e quindi ha questa possibilità, tenendo semplicemente il pattern del blues classico con un kazoo, funziona molto bene, funzionano bene i momenti, funziona bene a livello musicale, è divertentissimo. I bambini poi ci giocano a casa, quindi poi a casa hanno modo insieme ai genitori di capire anche bene i momenti del brano, anche come significato linguistico. E il terzo brano che ho avuto modo di testare, di provare, è sicuramente anche il Valzer per te, che è una danza, 1, 2, 3, c'ha già i primi tre numeri che per noi ovviamente è scontato, ma per un bambino che ha 6 mesi ovviamente è già un primo passo verso la lingua in maniera musicale e divertente. Oltretutto è un brano cuore a cuore con la mamma, quindi dove c'è proprio la relazione forte e si trasmette tutta questa comunicatività. Quindi questa è la testimonianza. Grazie mille, questa vale più di tutto, come ovviamente valgono poi i numeri, perché come Mamma in Sol, anche Orchestra di Coccole, è andato in ristampa brevissimamente, meno di un anno. Questo perché questo libro ha cercato di rivolgersi alle competenze delle persone, che sono le persone che si occupano dei bambini, quindi non ai musicisti, non solo agli operatori musicali, di cui la musica è il loro lavoro, ma a un nonno che ha voglia di fare il solletico al bambino, a una maestra di asilo che non per forza deve essere musicista, ma ha voglia di svegliare i bambini la mattina, così come a una mamma che ha voglia di cuore a cuore ballare col proprio bimbo. Abbiamo notato con la musica, e lo stesso discorso vale anche per l'inglese, che il bambino immerso in un linguaggio, e alla fine l'inglese diventa un linguaggio sonoro a tutti gli effetti, ne apprende le caratteristiche principali purché sia immerso in un mondo di gioco e di benessere. Quindi se riusciamo attraverso i libri, attraverso delle attività, ad associare l'inglese al piacere, sicuramente i suoi canali di apprendimento saranno aperti e facilitati. Questo è un po' il principio per cui la casa editrice, la Franco Cosimo Panini, ha deciso di investire in questo progetto. Ovviamente io ne sono entusiasta e il libro è appena uscito, quindi aspettiamo di vedere i risultati nelle scuole. Penso che la possibilità da parte di ogni insegnante di fare da sola il laboratorio senza dover sempre chiamare noi operatori, che comunque abbiamo un costo e oggi come oggi tante strutture non se lo possono permettere, sia un valore aggiunto. Quindi l'idea è stata di inserire il CD musicale, che adesso ho messo qua nel mio che è qua il CD musicale, quindi con il massimo della qualità, ma essendo che non tutti anche nelle scuole hanno il CD, potete vedere qua il codice QR. Il codice QR basta inquadrarlo con un qualsiasi cellulare per poter avere tutte le musiche direttamente su cellulare, quindi poi con una qualsiasi cassa o anche solo dal cellulare poterci giocare a scuola, a casa, in macchina, quando vado nella casa al mare, quindi utilizzare poi questo supporto ovunque si voglia. Io vorrei dare anche qualche minuto a voi per le domande. So che qua c'è una funzione alzo la mano, ma in questo Federica potrebbe aiutarmi se non vedo qualcosa. Chiedeteci pure, siamo così tutte pronte in chat ad ascoltare i vostri dubbi, le vostre curiosità. E nel frattempo vi inizio ad accennare che il libro è in vendita sul sito della Franco Cosimo Panini,
online, lo trovate ovunque, su Amazon, ovunque, ma anche in tutte le librerie, perché è un progetto che è distribuito in tutta Italia, in tutte le librerie. Quindi per chi ha piacere, spesso mi scrivete: ah, ma tu hai il libro in associazione? Certo, qua a Torino io ne ho sempre un po' di copie, volentieri, però sappiate che se adesso, soprattutto che è estate, che andiamo in vacanza e chiudiamo l'associazione, potete trovarlo ovunque. Questo lo dico perché secondo me l'estate è anche un po' il momento in cui ci si ferma e mamma e bimbo ci si mette un po' a coccolarsi, oppure come insegnanti studio i progetti nuovi per l'anno prossimo. Allora, leggiamo la prima domanda. Buonasera, sono ammessa in scuola infanzia, chiedo se per i 3-6 anni. Assolutamente sì. Noi abbiamo il percorso che va fino ai 5 anni e mezzo e poi abbiamo tantissimi bambini che continuano a chiedere e tornare, ma è un progetto pensato musicalmente assolutamente 0-6. È un progetto che si rivolge alla motricità dei bambini, si rivolge al loro apprendimento e ha tante possibilità, per cui assolutamente sì, noi lo utilizziamo nei corsi 3-5 anni. Come io lo dico con questa sicurezza perché in realtà appunto c'è, cioè, Orchestra di Coccole che è il che è l'originale, lo stiamo usando già dal 2019, per cui così è. Bene, se ci sono altre domande, se avete piacere di chiederci qualcosa. Allora, volevo chiedere l'indice tracce presenti. Sì, esatto, ci sono ci sono le tracce qua, nella prima pagina, non so se si vede, ci sono le tracce delle 10 canzoni presentate in inglese, poi c'è il CD dove trovate tutte le tracce, ma anche il codice QR per poterlo scaricare direttamente sui cellulari, sul computer, portarvelo ovunque, questo è importantissimo. Complimenti, io l'ho già comprato i libri in italiano e li uso molto con i bimbi all'infanzia, grazie mille. Ecco, questo è proprio il nostro pensiero, di far arrivare musica di qualità proprio anche nelle strutture, negli asili, nei nidi, ovunque ci siano bambini, perché poi per loro il linguaggio musicale è un linguaggio altamente formativo, ha tantissimi benefici e soprattutto, lo dico anche se è presente la casa editrice, non abbiate paura di regalare le tracce musicali alle famiglie, in modo che poi entri la musica nelle famiglie, nelle case, i bambini portino a casa quello che fanno negli asili e viceversa. Sull'inglese, la cosa bellissima che mi è già successa, mi hanno mandato due video, è che i bambini che lo conoscono bene in italiano, immediatamente iniziano a ritrovarsi, come se per loro andare di nuovo in quel mondo, mandarci in inglese, fosse poi alla fine un gioco divertente, non fa nessuna fatica ai bambini, così per la loro musicalità non è difficile. Quali sono gli argomenti affrontati in inglese, le emozioni, utilizzarlo come risveglio mattutino? Allora, una brevissima carrellata per raccontarvi un po' i giochi che abbiamo pensato dentro questo libro. Il rituale, che può essere utilizzato in vari modi, al mattino, quando vanno a casa, quando si vuole fare il momento prima della nanna, ed è un rituale a tutti gli effetti. Il risveglio, in cui posso risvegliare tutte le parti del corpo, toccarle, giocare, ma svegliare anche tutti i bambini o tutti i giochi dell'asilo, di casa, eccetera. Il cucù, occhi occhi, oh, peekaboo e quindi anche qua nascondere il bimbo, perché come tutti i brani hanno una struttura tale per cui si possono personalizzare, quindi si può mettere il nome del bambino, Diletta, occhi oh, peekaboo, e quindi i bambini si sentono poi partecipi e attivati. Il ballo, 1, 2, 3 waltzing with me, quindi il ballare con due andature, questo è un rispecchia un po' la motricità, il brano delle emozioni, il brano del solletico, che è anche un brano dell'attesa, per cui il bambino deve stare in ascolto e poi andare a giocare insieme alla maestra, insieme al... Questo che è stupendo, ecco, non ho fatto in tempo ad accennarlo, che è il Kissy Tarantella. È una tarantella per curare ogni male con i baci, che poi è quello che fanno tutte le maestre e tutte le mamme del mondo.
cia-cia-cia della pozzanghera che gioca su delle azioni, ascoltare con le orecchie, chiudere gli occhi, fare silenzio e quindi utilizzare anche i sensi dei bambini per amplificare l'ascolto sonoro. La dolcissima filastrocca del papà, dedicata a tutti i papà. Questo è un brano che si utilizza perché, per emozionare. Emozionare la volevo dedicare al papà. So che non è un gioco di per sé, ma trovavo bello, visto che prima di questo libro è uscito Mamma in Sol, che ha 16 musiche, anche in quel caso comunque il pensiero è sempre un po' alla mamma, mi piaceva dedicare un brano al papà. E infine, per far divertire tutti i bimbi e farli impazzire, questo qua è un brano molto divertente, che è la ninna nanna per finta. Quindi i bambini fanno finta di fare la nanna, si lavora a livello di asili nelle due posizioni sdraiate e poi i bambini si alzano, saltano e giocano e facilmente cantano. Infine un piccolo segreto, questo ve lo lascio così, un piccolo segreto, ve lo lascio come pensiero, come magia. Io vi saluto che devo andare. Ciao Giuditta, grazie a tutti, mille, congratulazioni. Grazie per tutti questi animaletti meravigliosi che stanno sempre con noi, tutti i giorni. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao Giuditta, grazie, ciao. Buon pomeriggio, io e la mia bimba di 9 mesi adoriamo Mamma in Sol, forse io più di lei, non vedo l'ora di acquistarne ancora, grazie, ci fate emozionare. Questo mi fa piacere, un messaggio di una mamma. Perché ho lavorato tanto per mettere la mamma al centro, cioè noi operatori serviamo per passare dei pensieri, dei concetti, delle musiche, per stare lì al piano ore a comporre, ma poi siete voi in relazione con i bimbi, quindi io sono contenta se poi diventano vostre queste musiche. La mia nipotina di un anno li adora, cantiamo sempre tutte le canzoni, ci divertiamo tantissimo, siete stupende. Ecco, la mia nipotina, quindi torna al discorso delle grandmother, che sono preziosissime, tra l'altro sono preziose per tutte noi mamme, anch'io sono mamma, e quindi è bello che abbiate anche voi uno spazio di condivisione emotiva con la musica, mi fa molto molto piacere. Arrivederci, ciao, grazie, ciao anche a voi, ciao Paola. Bene, allora io vi ringrazio per questo pomeriggio insieme, ringrazio Vittoria, ringrazio Diletta, ringrazio Federica Previati della Franco Cosimo Panini, Giuditta che è appena andata via, spero che così di essere riuscita a trasmettere un pochino i contenuti, l'emozione invece la vivrete ascoltandolo e condividendolo con i vostri bimbi. Per qualsiasi cosa, Mamma in Sol al sito www.mammainsol.it oppure la mail, potete scriverci, farci domande, siamo insomma sempre a disposizione. E spero che vi piaccia, spero che entri negli asili, che faccia giocare tanti bimbi, un po' in inglese questa volta, quindi progetto un po' speciale. www.mammainsol.it è il sito, è info@mammainsol.it è la nostra mail, quindi potete contattarci in ogni modo. L'ultima cosa che ho piacere di dirvi, c'è un piccolo estratto su YouTube, se voi digitate il titolo The Cuddles Orchestra potete ascoltare qualche frammento, ho cercato di metterne il più possibile, sono 5 musiche, qualche frammento di presentazione, anche lì potete trovare tutto. Bene, spero che insomma vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche idea, magari anche solo per giocare con i bimbi e negli asili a casa. Io vi saluto, e bellissimo, grazie, grazie Daniela, grazie a te, grazie tantissimo. Mi spiace non vedervi, è come se vi avessi visti. E un arrivederci e una buona estate in musica e in sol a tutti quanti.